Iniziata oggi davanti al GUP del Tribunale di Potenza l'inchiesta sulla mafia nel Metapontino. Sono 56 gli indagati sui quali pende la richiesta di proscioglimento o di rinvio a giudizio. E il giorno del dolore a Miglionico, nel pomeriggio l'ultimo saluto ai fratelli Francesco e Giovanni Ragone, deceduti sabato mentre erano al lavoro nei campi. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Parleremo poi dell'ARPAB, campionamenti ridotti all'osso a causa della mancanza di personale. Promuovere forme di sostegno a favore di bambini affetti da gravi patologie, questa è la finalità dell'associazione Il Cammino di Angela Lucia, presentata ad Avigliano. Bilancio positivo per la quinta edizione della Festa più Sport, 3 giorni di eventi a Potenza con Yuri Keke e Titova come testimonial. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dei titoli approdata oggi davanti al GUP del Tribunale di Potenza l'inchiesta sulla mafia nel Metapontino. Sono 56 gli indagati sui quali pende la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura Antimafia. Sentiamo tutti i dettagli da Fabrizio Di Vito. Al via l'udienza preliminare del processo riguardante la mafia nel Metapontino e i 3 presunti clan operanti tra Scanzano Ionico, Tursi e Montalbano Ionico. Sono 56 gli indagati sui quali pende la richiesta di rinvio a giudizio avanzata nelle scorse settimane dalla Procura Antimafia del capoluogo lucano. Il blitz ai danni dei sodalizi criminali capeggiati, secondo l'accusa, dall'ex carabiniere Gerardo Schettino a Scanzano e dalle famiglie Russo e Donadio a Tursi e Montalbano, era scattato nello scorso mese di ottobre con 25 arresti per accuse che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al narcotraffico, passando per gli incendi ai danni delle aziende agricole e anche un tentato omicidio. Attraverso l'inchiesta era stata fatta luce su una serie di atti intimidatori ai danni degli imprenditori agricoli del Metapontino che non cedevano alle richieste estorsive del clan e per chi non pagava scattavano anche vere e proprie spedizioni punitive. Inizialmente i gruppi avrebbero operato in sinergia, ma in un secondo momento, a partire dal 2012, sarebbero sopraggiunti dei contrasti legati soprattutto all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che raggiungeva il suo apice nella stagione estiva con il litorale affollato di turisti. Lo scontro tra clan era culminato nell'estate 2013 con il tentato omicidio di Rocco Russo da parte di Schettino. È il giorno del dolore a Miglionico, nel pomeriggio l'ultimo saluto ai fratelli Francesco e Giovanni Ragone, deceduti sabato mentre erano al lavoro nei campi. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Celestino Benedetto. La comunità di Miglionico si stringe al dolore della famiglia Ragone nel giorno dell'ultimo saluto ai fratelli deceduti sabato in un tragico incidente nei campi. Francesco e Giovanni, di 58 e 55 anni, stavano lavorando in un terreno agricolo di loro proprietà, quando all'improvviso una mietitrebbia si è ribaltata non lasciando scampo ai due fratelli. A bordo del mezzo agricolo c'era anche la figlia di 19 anni del proprietario del mezzo, l'unica a salvarsi. La giovane, rimasta ferita in maniera non grave, è stata dimessa nella giornata di ieri dal Madonna delle Grazie di Matera. Sarà molto probabilmente la ragazza, dopo aver superato lo shock per aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio, a raccontare quanto avvenuto in quei tragici attimi. La Basilicata mantiene purtroppo il triste primato di una delle regioni con il più alto tasso di incidenti mortali sul lavoro. Sindacati e associazioni di categoria chiedono una rinnovata attenzione al tema della sicurezza, ma oggi è il giorno del dolore. Le esequie si terranno alle 16 nella chiesa madre di Miglionico. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino chiedendo ad attività commerciali, organizzazioni politiche e sociali di sospendere ogni attività durante i funerali. Campionamenti ridotti all'osso all'ARPAB a causa della mancanza di personale, ce ne parla Donato Pace. All'ARPAB manca di fatto il personale, la colpa si dà alla quota 100. Ma non si è mai proceduto in tempo a gestire le risorse umane in maniera diversa. La responsabilità, dice Iannicelli, è dei giornali e della televisione, che accendono i riflettori soltanto sul servizio sanitario, trascurando l'agenzia. Ora però il problema si dovrebbe avviare a soluzione. Come? Semplice. Si obbliga qualche dirigente a eseguire le disposizioni impartite.
secondo la legge o secondo poca legge. Bisogna fare le assunzioni, ma non è possibile perché il bilancio non è approvato. Bisogna fare le trasferte per i controlli, ma non è possibile perché si è in pochi e tra questi pochi c'è anche chi non tiene la patente o chi ha paura di andare con il collega perché non ha una guida affidabile. Risultato: non possono essere garantite le attività ordinarie, figuriamoci quelle straordinarie. Insomma, zero controlli sull'ambiente. Questa è l'ARPAB di Annicelli. La Basilicata ai primi posti per la crescita di imprese e start-up che puntano all'innovazione tecnologica. A certificarlo è uno studio europeo. Sentiamo Alessandro Panuccio. Sono Abruzzo, Basilicata e Marche le regioni italiane che negli ultimi 8 anni sono cresciute maggiormente dal punto di vista dell'innovazione. A certificarlo è il quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2019, che attraverso un complesso sistema di punteggi analizza le performance delle circa 240 regioni dell'Unione e di quelle di Norvegia, Serbia e Svizzera. L'Italia è 18esima su 28 paesi UE ed è considerata un innovatore moderato, categoria alla quale appartengono anche tutte le sue regioni, salvo il Friuli Venezia Giulia, unico innovatore forte. Il report della Commissione, tuttavia, registra dei progressi rispetto al 2011, con un aumento delle performance di tutte le 21 regioni e province autonome italiane. Fra queste spiccano Abruzzo, più 15,3%, Basilicata, più 15% e Marche, più 12,9%. Le tre regioni sono addirittura fra le prime 30 in Europa per quanto riguarda la percentuale di fatturato delle PMI derivante dall'immissione sul mercato di nuovi prodotti. Un buon piazzamento in Europa lo ottiene la nostra regione nella speciale categoria dedicata alla spesa per le PMI in settori innovativi non legati a ricerca e sviluppo, dove la Basilicata risulta 28esima. Nuovo fermo produttivo alla FCA di Melfi. In data odierna la direzione aziendale ha comunicato lo stop di ulteriori 29 turni di lavoro relativi al mese di luglio e di un ulteriore turno di lavoro dalle 22 di sabato 29 giugno alle 6 di domenica 30 giugno, la cui copertura avverrà attraverso il contratto di solidarietà per tutti i lavoratori interessati. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Luna Lucente, il nuovo lavoro di Agostino Gerardi con Antonio Nicola Bruno. Dal 1 giugno con la Nuova del Sud a soli 6,30 euro. 8 canzoni di musica popolare lucana, dalle serenate alle tarantelle, per regalarvi divertimento e spensieratezza. Luna Lucente, il nuovo lavoro di Agostino Gerardi con Antonio Nicola Bruno. Dal 1 giugno con la Nuova del Sud a soli 6,30 euro. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Nuovi direttori generali in regione, questione di ore. Già domani, in occasione della riunione di giunta, il presidente Bardi potrebbe svelare i nomi. E sarà una settimana decisiva anche per la designazione della giunta guarente a Potenza. Il servizio di Michelangelo Russo. Si apre la settimana dell'assestamento organizzativo. Alla Regione, salvo sorprese dell'ultimo momento, si dovrebbero nominare i dirigenti generali, 3 nel Dipartimento Presidenza e 1 ciascuno all'agricoltura, alle attività produttive, alla sanità, all'ambiente e alle infrastrutture. C'è un carosello di nomi, ma di certo si sa poco o nulla. In questo tempo c'è stato un monitoraggio puntuale e dettagliato e individuare i nuovi direttori generali non è operazione semplice. Ci sono delle percentuali di legge da rispettare, con quote ben definite per dirigenti esterni, dirigenti di altri enti pubblici, personale interno da promuovere. Ora però siamo alla decisione finale e forse già dalla prossima riunione di giunta potrebbero uscire i nominativi. Nel frattempo sia il presidente della giunta Bardi sia il presidente del consiglio Cicala stanno per pubblicare il lungo elenco delle nomine da fare di competenza regionale. Sono subenti, società, fondazioni. Le postazioni quindi più ambite dai partiti, che potranno sistemare candidati non eletti, fedeli e fedelissimi, una sorta di ricompensa per l'impegno profuso nella fase elettorale. È verosimile che saranno tutti nomi nuovi, nonostante l'agitazione continua ed effimera degli attuali, molti dei quali sperano in una riconferma. Le spinte per il rinnovamento totale sono forti e non c'è partito di centrodestra disponibile a lasciare le postazioni con a capo uomini di Pittella o del centrosinistra. Più
complicata invece la situazione nella sanità e all'ARPAB. Si sperava in un gesto di garbo istituzionale con dimissioni volontarie, ma non c'è stato. Licenziarli diventerebbe un'impresa ardua, perché il codice civile prevede che il pagamento debba essere assicurato fino alla conclusione del contratto. In questa settimana potrebbero inoltre esserci anche delle novità al comune di Potenza, con il sindaco Guarente che dovrebbe svelare i nomi dei suoi assessori. Innanzitutto deve decidere se la composizione dell'esecutivo deve essere a 7 o a 9. Poi dovrà tener conto delle indicazioni dei partiti della coalizione che lo ha sostenuto. Nei giorni scorsi se n'è parlato a Roma. Tra i responsabili dei partiti il più grande scoglio dovrebbe essere la richiesta secca di Fratelli d'Italia, che di assessori ne pretende 3. Promuovere forme di aiuto e sostegno a favore dei bambini affetti da gravi patologie, ma anche creare le condizioni affinché possano essere curati in regione. Sono queste le finalità dell'associazione Il Cammino di Angela Lucia. La Onlus è stata presentata ieri ad Avigliano, la sua storia è molto particolare, ce la racconta Mara Risola. Tutto ha origine dall'amore di una mamma speciale per i suoi bambini, in particolare per Angela Lucia. Una bimba di 4 anni affetta da paralisi cerebrale, ma a cui la vita ha dato in dono una famiglia adottiva speciale che l'ha sempre amata, dal primo incontro con mamma Donatella. Un amore talmente grande da poter contenere al suo interno, come in un abbraccio materno, un sentimento di solidarietà esteso a tanti altri bambini. Piccole creature costrette per la malattia a sopportare non solo le cure necessarie per la sopravvivenza quotidiana, ma anche lunghi, complicati e costosi viaggi della speranza. Perché magari quel macchinario specifico non c'è negli ospedali lucani, o se c'è, non è di facile accesso. Così è nata l'idea di fondare un'associazione dedicata proprio ad Angela Lucia e a tutti quei bambini che, come lei, sono affetti da malattie particolari. La signora Donatella Ungaro, madre della piccola, ha voluto presentare la Onlus in un evento nei giorni scorsi, nella sala del chiostro del comune di Avigliano. Nasce dalla volontà di portare in Basilicata alcune attrezzature che noi abbiamo potuto, di cui abbiamo potuto usufruire solo nelle altre città, nelle altre regioni, e in Basilicata non abbiamo modo di poter sfruttare. Dato che io ho una bambina con diagnosi di paralisi cerebrale, ha bisogno di queste cure e abbiamo deciso con la nostra associazione di poter acquistare questo macchinario e metterlo a disposizione di tutti i bambini con la stessa patologia gratuitamente, perché fare delle terapie con questo macchinario ha un costo piuttosto oneroso. L'obiettivo dell'associazione è sicuramente quello di promuovere forme di aiuto per i bambini malati, proporre soluzioni e aiuto concreti ai singoli e specifici casi nel disabile, incentivare la coscienza sociale e istituzionale per ottenere il massimo grado di integrazione del disabile nel contesto sociale. Infine, promuovere la ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita e orientare lo sviluppo tecnologico verso finalità di valore pratico. Tutto questo non solo per Angela Lucia, ma per tutti quei bambini che, come lei, hanno bisogno non solo dell'amore dei propri cari, ma anche di cure specifiche. E siamo allo sport, parliamo di volley. La rinascita al Lago Negro ha confermato l'ormai veterano Paolo Falabella in panchina. Il coach arriva a siglare così la sesta stagione nella sua città dopo le 3 in A2 e 2 in Serie B. La conferma di Falabella, ha detto il presidente Carlo Magno, segna ancora una volta il primo e fondamentale passaggio della nuova stagione. Dopo una bellissima stagione, la mia volontà, ha spiegato Falabella, era di restare alla Lago Negro. Stiamo allestendo una buona squadra e non vedo l'ora di cominciare. Ed è stata una grande festa di sport quella che si è vissuta a Potenza nel fine settimana. Vediamo. Una bella
vera e propria invasione. Il centro storico di Potenza nelle giornate di venerdì, sabato e domenica è stato letteralmente assaltato da migliaia di persone da 50 federazioni sportive per la quinta festa Più Sport, organizzata dall'omonimo comitato con la partnership della BCC Basilicata. Le strade e i vicoli sono stati animati dall'entusiasmo e dall'adrenalina dei partecipanti alle molteplici attività sportive che quest'anno hanno avuto due testimonial d'eccezione come Yuri Kekil, il signore degli anelli della ginnastica mondiale, e Natalia Titova, ballerina e insegnante di danza, star di Ballando con le Stelle. Entusiasta il presidente del comitato Più Sport, Giovanni Salvia, che spiega anche le motivazioni etiche e sociali di una manifestazione che sta diventando tra gli appuntamenti più attesi dell'estate potentina. È bellissimo guardare i sorrisi di bambini e adulti, perché lo sport è questo, sognare, vedere dei campioni da vicino e sognare. Significa portare dei valori veri con lo sport per la città di Potenza, per il centro storico. Inoltre facciamo la solidarietà, lo sapete, raccogliamo fondi per aiutare tutti gli sport con le attrezzature sportive. Più sport con i fatti e non con le parole. Straordinaria la presenza per la prima volta in Basilicata dell'evento Red Bull con dei simulatori di tuffi, ma gli eventi principali sono stati il torneo di pallacanestro 3 contro 3, tappa nazionale della FISB, il trofeo Brucoli di box con la rappresentativa nazionale dell'Albania e il gala di kickboxing, il Potenza Combat Event, con 4 cinture internazionali in palio, e nell'occasione l'Accademia delle Arti Marziali ha festeggiato i 20 anni di attività. Siamo riusciti a portare, grazie al comitato Più Sport, la kickboxing e le mixed martial arts in piazza con il gala professionistico BTIT, che stasera prevederà la disputa per ben 4 cinture. E per noi è un grande successo, e grande successo di pubblico per la manifestazione, e mi preme ringraziare la Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shootbox e Sambo, e il maestro Biagio Tralli, e il maestro Giuseppe Lorusso e Serena Lamastra, che hanno, insieme al presidente Bartolo Telesca, sostenuto dalla prima edizione questa manifestazione, oggi divenuta un clou delle arti marziali. Oltre a ciò era presente tutto il mondo del fitness, della danza, oltre a tantissimi altri sport considerati ingiustamente minori, che nella 3 giorni hanno assunto democraticamente a pari dignità, all'insegna del benessere, della salute e soprattutto del divertimento. In chiusura qualche appuntamento per il pomeriggio e la serata. Viggiano, centro sociale, ore 15:30, evento promosso dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza. A Potenza, teatro stabile, ore 21, la scuola dell'albero porta in scena lo spettacolo The Circus Show. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.